lasciami che c'è. Ma anche quella cosa. Poi io. Allora, noi tre andiamo a vivere. Alla mostra felina non poteva mancare il banco del rifugio, dove ci sono esattamente 140. Quanti ci sono? 140. E chi li cura questi? La signora Rata, la Gabriella, che è la responsabile, una persona molto importante per questo cortile, che poi è un rifugio. Purtroppo non abbiamo sovvenzioni da nessuno e dobbiamo arrangiarci da soli facendo queste raccolte, e grazie alla mostra che ci ha dato la possibilità, ci ha dato uno spazio. E comunque avete il sito I Gatti del Nettuno e lì c'è il conto corrente su cui coloro che vogliono donare qualche cosa per aiutare questi gatti randagi, perché sono ragazzi randagi, come hanno ci spiega. Hanno bisogno di tante cure. Scusa? Io sono un'infermiera veterinaria e hanno bisogno assolutamente di cure, sterilizzazioni, medicine, ed è tutto basato sul lavoro dei volontari, quindi è importantissima la visibilità che ci viene data. Speriamo che arrivino altre donazioni.
Grazie, questo è il calendario che è in vendita qua, ma si può anche acquistare naturalmente presso il Gattile, i Gatti del Nettuno. Grazie, il rifugio. Grazie, ciao. Un incontro piacevolissimo, abbiamo qua Simone del King Wizard Cattery dalla Svizzera e questo è Jack, che è un cucciolo di Licoi di 6 mesi, il nostro capitano Jack Sparrow. È una razza relativamente recente perché si conosce solo da una decina d'anni. I primi esemplari sono stati trovati negli Stati Uniti, dopodiché è stato scoperto qualche esemplare in Italia, in Francia, in Spagna ed è stato iniziato l'allevamento. La particolarità è che è una variazione, una mutazione naturale del gatto nero di casa, nel senso che ha una variazione del follicolo perifero che gli conferisce questa configurazione, questo colore particolarissimo del pelo che si chiama roano, che hanno solo loro, che è del nero con della variante bianca. Tu, scusa, sei allevatore di questa razza di gatti? Io convivo con loro, l'allevatore è la mia compagna che sta aspettando che al bar, però me li spazio, me li godo e viviamo in simbiosi con loro perché sono veramente molto affettuosi col corpo umano. Sono dei gatti dall'aspetto duro veramente particolare, ma sono dolcissimi in realtà. Quindi se uno vuole un gatto di questa razza, cosa deve fare? Deve chiudere bene il frigorifero perché sono golosissimi, sono gatti attivi molto e deve cercarlo bene perché attualmente ce ne sono veramente pochi. Si sta riconoscendo adesso la razza in diverse federazioni. Non è una, appunto, non è diffusissimo, noi con orgoglio siamo venuti a far vedere i nostri cuccioli. Hai una pagina Facebook, un sito? Abbiamo il sito kingwizardcattery.com e la nostra pagina Facebook. Ok, grazie. Grazie a voi. Ciao. Quindi andiamo alla tazza. Ecco, un'altra bellissima presenza a questa mostra felina. Ecco qua, guardate questo gattino meraviglioso e la sua padrona ci spiega chi è e cosa fa. Allora, lui è Ener, è uno Sphinx manto pesca, perché letteralmente il suo manto al tatto è vellutato esattamente come una pesca. Poi c'è il manto cera e c'è il manto gomma, che sono appunto al tatto molto più lisce, sono diverse. È un gatto estremamente socievole, è un gatto molto morboso, è un gatto che non deve assolutamente stare da solo. È un gatto che ama a tutti i costi la compagnia, va d'accordissimo con altri animali, non ha assolutamente nessun problema. L'unico difetto, se vogliamo chiamarlo così, è solamente la cura della cute, perché è molto sensibile e non avendo il pelo è molto più facile che gli vengano dermatiti o i graffi si infettino, e deve sempre essere ben pulito perché poi lui suda anche molto. Ma tu quanti gatti hai? 2, ho uno Sphinx e un persiano. E vanno d'accordo tra loro? Dormono insieme. sì, assolutamente. Grazie, ciao. Niente. Auguri. Salve. Mostra felina a Genova e lo sponsor istituzionale da tanti anni, Cesir. È qui con noi il responsabile marketing, Giorgio Montefusco. Ciao a tutti e buonasera. Grazie a voi, grazie a tutti questi bellissimi gatti. Cesir è molto contenta di essere sponsor principale di questa manifestazione. Perché Cesir è un marchio genovese, nato a Genova quasi 25 anni fa, ancora la sede è a Genova ed è conosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo per i suoi prodotti naturali, soprattutto per i prodotti umidi fatti
adatti anche al consumo umano, quindi prodotti veramente, veramente ottimi per i nostri amici felini che hanno tanto bisogno di essere... Ma poi non solo gatti, anche cani naturalmente, certo. La linea cani che è molto importante. Assolutamente, però sì, assolutamente gatti e cani, però i gatti sono il nostro animale da compagnia preferito, perché è quello che ci ha fatto iniziare ed è quello che è proprio nel cuore della nostra sviluppo, del nostro sviluppo di prodotti che facciamo per accontentarli ogni giorno. Grazie dottor Montefusco, a presto, grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci.